Enrico Rossi a Pistoia, una giornata fra le criticità del nostro territorio, un territorio che spesso si sente ai margini delle scelte della regione. Ma questo no, non lo condivido, in realtà vengo dal vecchio ceppo, dove la regione lì sta facendo molto, ha fatto molto già. Prima di entrare sono passato davanti alla Breda, all'ex Breda, e anche lì i finanziamenti della regione sono stati decisivi per il recupero di tutto il complesso. Adesso il sindaco si propone giustamente di recuperare tutto il vecchio ceppo. Noi già abbiamo speso 4 milioni e mezzo per il museo, 10 milioni siamo impegnati per metterli per la costruzione della nuova Casa della Salute. E poi ancora abbiamo messo a disposizione 5 milioni per la demolizione degli immobili e le superfetazioni che sono da demolire. Pistoia, come il resto della Toscana, ha sicuramente punte importanti di crescita, di eccellenza. Buongiorno, non tutto va male, perché anche questa è una visione sbagliata. Ci sono aziende che sono state in grado di risollevarsi nonostante la crisi, c'è un vivaismo che a mio parere è un'eccellenza mondiale, che è stato ferito, colpito dall'uragano, e adesso stiamo vedendo anche con finanziamenti agevolati come poter dare una mano, ma è un settore molto all'avanguardia. Siamo sempre stati dietro alle vicende della Breda, siamo la prima regione che ha istituito un distretto ferroviario. Farò visita anche alla Breda per capire meglio la situazione, per sentire anche i lavoratori, se la voce della regione su questo può contare di più. Abbiamo aiutato la montagna pistoiese anche con finanziamenti per quanto riguarda gli impianti di risalita, abbiamo finanziato molte opere di riqualificazione idrogeologica, alcune le ho addirittura inaugurate io in questa legislatura, e adesso lavoriamo dietro la questione dei laghi primavera, che è un altro punto fondamentale, ne stiamo discutendo per trovare una soluzione adeguata. Quindi l'impegno nostro c'è ed è un impegno molto forte. Abbiamo inaugurato un nuovo ospedale che io, insomma, stamani sono passato a rivedere il vecchio. Certo, ogni novità comporta sempre dei problemi, ma che è imparagonabilmente, insomma, più efficiente, più moderno, più adeguato, più sano di quanto senz'altro non lo fosse il vecchio. La nuova legislatura deve servire a recuperare su quelle criticità che lei dice, e noi ci metteremo il massimo dell'impegno, insieme al sindaco, insieme ai sindaci di questa zona, alle imprese che rappresentano una capacità di dinamismo interessante. Ecco, per quanto riguarda i trasporti, in particolare sul rotaia, il raddoppio e la Porrettana, mi scusi. Lo dice lei, la signora ha molta fretta, chissà quanto lo sa dare. E siamo al mercato oggi. Noi abbiamo fatto un'operazione unica, io credo di poterne vedere nella prossima legislatura i primi risultati. Intesa con Ferrovie dello Stato abbiamo messo noi 200 milioni e 200 euro. Anche qui non c'è regione che abbia fatto altrettanto per le ferrovie. E ormai abbiamo comprato pressoché dovunque treni nuovi. A fine 2015 ci saranno tutti i treni nuovi. I 400 milioni, 200 nostri, 200 di RFI, servono per raddoppiare la Pistoia-Lucca. Il raddoppio di questa importante strada ferrata garantirà maggiore puntualità a tutti i treni che scendono dalla montagna, che vengono dalla Lucchesia, e garantirà di avere tempi più adeguati per raggiungere anche Firenze. Io poi aggiungo attenzione, perché a Firenze bisogna fare il sottoattraversamento, altrimenti i treni dell'alta velocità interferiscono con quelli regionali. Però mi lasci dire che non si metteva mano sulla ferrovia di Leopoldo II era più di un secolo, e io sono molto orgoglioso che la giunta regionale, il consiglio che io ho avuto l'onore di presiedere come presidente della regione, abbia deciso questo investimento, che è davvero un investimento storico. Bene, noi ringraziamo Enrico Rossi. Mi dispiace di non aver accontentato l'altra signora. Ci mancherebbe. Al mercato non si possono accontentare tutti. Un attimo, avrei risposto. Arrivederci.